social. Carissimi amici ascoltatori, siamo sempre qui insieme, live social in diretta dagli studi di Radio Roma Capitale, pronti a partire, e questa volta parleremo di volley, di insomma questo sport, disciplina meravigliosa, e lo facciamo in compagnia del presidente e di un'allenatrice della Castelmadama Volley. Andiamo a scoprire da dove nasce insomma la loro passione, questa realtà, come e perché nasce e tanto altro, e lo faremo assieme ai nostri ospiti, ossia con Francesco Santolamazza, che è appunto il presidente, e con Elsa Pompa, che è un'allenatrice. Benvenuti. Ciao Riccardo, grazie per l'invito. Grazie a voi di averlo accolto. Un saluto anche a te Elsa, un saluto a tutti. Dunque, iniziamo subito. Quando e come nasce la Castelmadama Volley e perché? Allora, l'associazione è stata fondata nel 2012, sì, siamo attivi sul territorio comunque da molti più anni. Proprio l'associazione è nata nel 2002, sì, e grazie alla passione e all'impegno di mia mamma, che è l'allenatrice Elsa Pompa. Ecco, è bello insomma, perché si porta avanti forse anche in maniera unica, esclusiva, un certo tipo di discorso. Tante sono le realtà, ma le differenze possiamo trovarle, e lo faremo nel corso di questa intervista. Allora, due ruoli importanti, no? E lavorate un po' anche in cooperazione e sinergia, presidente, sì, e allenatrice. Quante, appunto, come portate avanti più che altro le vostre responsabilità quotidiane, e poi come vi interfacciate con tante persone diverse, appassionate, ragazzi, ragazze, ma anche adulti, perché lo sport non ha limiti e confini, anche il volley, la pallavolo, abbraccia, è aperta a tutti, davvero. Allora, per quello che riguarda il mio ruolo, io mi occupo più che altro della gestione dell'associazione a livello comunicativo, sì, e contabile. Perfetto. E nell'organizzazione delle livello, diciamo, di seguire la prima squadra, ecco. Mentre mamma si occupa di tutto il settore giovanile, con la supervisione di Ivan Guzzo, che è il nostro direttore tecnico, che salutiamo anche, visto che ci siamo. Ciao, assolutamente. Ciao, allora, Ivan, un saluto, perché anche lui è parte integrante di questa realtà, e ognuno alla fine è importante. Andando avanti, insomma, vi faccio i complimenti e vi ringrazio di essere qui, perché anche essere presidente è un qualcosa che ti rende fiero, orgoglioso, Francesco, sì, perché rappresenta, sì, anche, insomma, ti presenti bene, è un ottimo biglietto da visita, non potrebbe essere altrimenti. Passando un po', a senza troppo scendere nei dettagli degli aspetti tecnici, ma Elsa, a te la parola. Cosa ci tieni, ormai lo pratichi da diversi anni, cosa ci tieni a far capire soprattutto a chi è di fronte la prima volta, no? Un ragazzo, una ragazza che vogliono imparare, muovere i primi passi in questo sport, perché poi apprenderanno delle tecniche, le regole di base, per evolvere è necessario e obbligatorio, ma veramente cosa ci tieni a trasmettere a tante persone diverse, soprattutto a primo impatto? Allora, primo impatto, bisogna divertirsi, bisogna portare i bambini, i ragazzi a divertirsi. Certo. La passione viene dopo, la passione viene dal cuore, ma viene dopo. Se non li facciamo divertire quando arrivano in palestra, smetteranno presto di fare attività sportiva. È vero, è vero, è vero, è vero. E questo è, sei stata sintetica, ma hai detto una cosa verissima, cioè nel senso, se la motivazione non la troviamo dentro di noi, nonostante l'insegnamento. Posso aggiungere che io mi diverto ancora adesso, dopo 40 anni che sto allenando a Castelmadama. Ecco, quindi è tutto dire. Chiunque in ascolto è appassionato di questo sport può ben capire, veramente, quando ci sono un amore e una passione di base, che non ci mollano mai, nonostante insomma poi il passare degli anni, i cambiamenti, perché questo sport anche ha avuto un'evoluzione, si è trasformato, ha avuto dei cambiamenti, ma insomma, quanto è bello, al di là di tutto, anche la componente umana, avere a che fare con tante persone diverse, varie fasce d'età, e la magia dello sport, in questo caso il volley, è anche questa alla fine, no? Accomuna e abbraccia al suo interno tante persone, e si creano davvero poi delle amicizie, uno spirito di gruppo, di squadra, veramente esemplare. È fondamentale, quando stiamo in palestra,
unire prima di tutto i ragazzi con la passione e con la forza del cuore e sensibilizzare i genitori, che comunque sono fondamentali nel rapporto, negli sport di squadra, ma nel rapporto ragazzi-allenatore, e unire questo gruppo è, diciamo, la cosa più importante affinché i ragazzi continuino a seguire la loro passione e i genitori si appassionino allo sport dei propri figli e li seguono sempre, non vengono così lasciati da soli. Ecco, secondo voi, soprattutto secondo te Elsa, cosa vuol dire veramente quando possiamo dire che c'è uno spirito di squadra, di gruppo, soprattutto poi quello che fa arrivare a, che fa ottenere una vittoria, no? Durante una competizione importante, che rende coesa, unita una squadra, che cos'è veramente secondo te lo spirito di gruppo? Spirito di gruppo è una partecipazione fondamentale che ci unisce, che ci fa fare delle rinunce, che ci porta a un sacrificio, che ci porta a mollare alcune volte ma essere fortissimi altre volte. E questo significa che molti soffrono, diciamo, quando vorrebbero magari dare il massimo ma non ci riescono, e questa sofferenza poi li fa esplodere in un grido unico, che è quello che siamo uno per tutti e tutti per uno. È vero, è vero, è vero. Questo è molto, veramente molto, molto importante. Ecco, ci sono stati dei cambiamenti nel corso degli anni, immagino, anche riguardo questa associazione. Quali sono stati i cambiamenti più forti, anche, aperta e chiusa parentesi, prima della situazione che stiamo ancora vivendo, che ha avuto un impatto un po' su tutti noi e su diverse realtà, ma anche ben prima che iniziasse tutto questo, cos'è cambiato davvero secondo te? Ma diciamo che la situazione Covid, come per tutte le attività, soprattutto poi quelle sportive, ha avuto forti ripercussioni, perché l'attività si è sostanzialmente interrotta per un anno e mezzo. Abbiamo preso, poi ci siamo rifermati, poi abbiamo ripreso e ribloccati un'altra volta. Quindi questa di quest'anno, dopo un anno e mezzo, è stata la prima stagione quasi normale con dei piccolissimi blocchi. Certo. Questo inevitabilmente ha danneggiato un po' l'attività sportiva. Ecco, però siamo positivi, perché lo sport, soprattutto uno sport meraviglioso come il volley, ci insegna a non mollare mai, a perseverare e a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, come in definitiva dobbiamo fare. Durante questi, appunto, 2 anni e poco più, ha aiutato tantissimi persone comunque ad affrontare il tutto in un certo modo. Il volley è meraviglioso anche perché non solo fisicamente poi si percepiscono i benefici di un allenamento portato avanti in un certo modo, anche grazie soprattutto sotto la supervisione di Elsa, ma anche nella mente, insomma, a livello interiore si scontra i benefici. Mens sana in corpore sano, veramente a 360 gradi. Ecco, insomma, sono cambiate delle cose e cambieranno ancora delle cose, però andiamo a vedere, prima di concludere, ci tengo con voi a fare questo, a vedere, magari ricordare anche un evento, una competizione, una gara particolarmente, qualcosa di veramente bello, particolare, che è rimasto un po' scolpito, no? Che vi portate sempre avanti nel cuore, nella memoria, un qualcosa al quale siete legati particolarmente, perché la componente umana, ragazzi, bisogna dirlo, è fondamentale, ha molto valore anche qui, veramente si creano delle situazioni uniche. Per quello che mi riguarda è stata la vittoria del trofeo Appio nel 2017, sì, che è un trofeo di fine stagione molto importante che organizza la FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo, e è stato un grande successo, abbiamo vinto tutte le partite con un gruppo che ha fatto veramente una grandissima stagione anche nel campionato in quell'anno di prima divisione. Ecco, è bello anche questo a ricordare. Poi sicuramente ci sono tanti altri eventi, perché ovviamente poi si creano delle situazioni anche sul giovanile, e se ne creeranno anche in futuro, perché insomma ancora tante cose sono da scrivere. In questa primavera estate un po' di risveglio e consapevolezza, tante cose belle avverranno, e ve lo auguro di cuore. In conclusione, secondo entrambi, cosa potrebbe cambiare ancora in questo mondo, perché cambiano comunque delle dinamiche continuamente, ma soprattutto come evolverà ulteriormente la Castelmadama, l'associazione Castelmadama Volley?
ci stiamo impegnando molto nel far ripartire nel modo migliore il settore giovanile. Certo. Quindi siamo, grazie alla supervisione di Ivan, alla collaborazione di Elsa e di Daniela Arianna per il settore giovanile, di Maurizio Piccardi per la prima che squadra, che salutiamo tutti assolutamente, e della segretaria Gina. Ci stiamo riprendendo molto bene nell'attività, abbiamo riscontrato che con le riaperture c'è stata una forte voglia di partecipazione, e quindi speriamo che la prossima stagione sia tra virgolette completamente regolare, in modo tale da poter continuare in questo percorso di ripresa. Assolutamente, ce lo auguriamo tutti. Io vi ringrazio perché è stato bello condividere. Certo, che vuoi aggiungere? Riccardo, volevo fare i complimenti alla mia squadra Under 14 mista, che quest'anno ha vinto le finali con il CSI, e tra un po' andremo a Cesenatico per le finali nazionali, quindi un in bocca al lupo, e andiamo a divertirci, ma andiamo a che dare bello. Tutta la nostra partecipazione. Come si dice? Andiamo e a comandare tutta la nostra passione. Che del bello. Volley. E io sono lì con voi. I ragazzi, i genitori che ci accompagnano, ci seguono, e senza di loro non ci può essere uno sport di squadra. Assolutamente, come assolutamente. Sport meraviglioso. Grazie. Dobbiamo concludere, passiamo subito ai contatti. Io vi auguro ovviamente il meglio a entrambi, a tutta l'associazione Volley Castelmadama. Allora, Francesco Santo Lamazza, Elsa Pompa della associazione Volley Castelmadama, che si trova in via Pio La Torre 1, appunto, Castelmadama, Roma. Poi abbiamo il numero di cellulare di riferimento, che è il 393 91 37 886, Facebook ADGS Castelmadama, stessa dicitura per il canale YouTube, da visitare ovviamente perché sempre aggiornati nei contenuti, mettete tanti like, stessa cosa fate per il profilo Instagram Castelmadama Volley, sito web castelmadamavolley.it, e per concludere l'indirizzo mail amministrazione@castelmadamavolley.it. Un saluto ancora a Francesco Santo Lamazza, a Elsa Pompa, un saluto a tutti. Grazie, ciao a, grazie a te Riccardo. Grazie, ciao a tutti. Anche l'associazione sportiva Castelmadama Volley è presente qui a Live Social, solo su Radio Roma Capitale. Live Social.